Anna Giusta è una storia che nasce recentemente, 2014. Praticamente io sono un artigiano, faccio riparazioni a domicilio, piccole riparazioni, tutte le cose che si possono rompere. E la grande differenza è che io ho iniziato questa attività con una bicicletta, una cargo bike, una bicicletta da carico. La mia storia è una storia che nasce qualche anno fa, facevo l'imprenditore. Per tanti anni in questa città, nel ramo del commercio. Poi, per ragioni della vita, succedono. Io nel 2004 chiudo la mia attività in maniera molto, molto, molto brutta. Cioè, nel senso che fallisco e purtroppo la realtà dei fatti è questa, non bisogna nascondercelo. Però il fallimento è stata comunque adesso, a distanza di qualche anno, forse una rinascita, una ripartenza, però come la chiamo io, una seconda vita. Mi trovo a 48 anni disoccupato. E a quel punto lì mi chiedo cosa faccio da grande e non avevo molte idee. Grazie poi a un po' di consigli, un po' di fantasia, nasce Gianna Giusta. Ho scavato un po' in quello che è stato il mio passato. Io avevo due nonni. Uno faceva il carpentiere e il vetraio e mi ha dato un sacco di input. Erano input di ragionamento, di vita vissuta. Mi ha sempre insegnato che qualsiasi cosa che si viene costruita si può smontare, bisogna solo studiarci. Mi ha insegnato a usare un cacciavite, a inchiodare, a distinguere gli utensili. Mi appassionava, ma poi a me piaceva, perché a me piaceva giocare con le mani. Poi avevo un altro nonno che era il nonno materno, lui era un corriere. Andai una volta con lui a Torino, ero piccolino, mi aveva seduto dentro al portapacchi davanti alla bicicletta, a saper riparare, ci sono queste esigenze e ho iniziato questa avventura. In questo momento in cui abbiamo sempre una vita molto rotilante, non abbiamo mai tempo, con questa bicicletta, con questo mezzo, io posso arrivare, muovermi velocemente, non devo pagare il posteggio, posso entrare dentro al cortile e questo mi permette anche di avere del tempi morti. Prima, quando facevo l'imprenditore, avevo una vita stressante, super impegnata. E mentre adesso, anche se faccio anche delle giornate lunghe, 9-10 ore di lavoro, però ho dei tempi in cui mi posso permettere di andare, non so, mi fermo tra un cliente e l'altro e posso andarmi a prendere un caffè, a prendermi un pezzo di focaccia. E tornare un po' a fare una chiacchierata e dare un po' di tempi un po' più umani, a me è servita molto. Il messaggio un po' che cerco di anche di portare, beh, un po' utopicamente, però è quello che il mezzo, la bicicletta, anche come mezzo di lavoro, utilizzando dei veicoli come quello che utilizzo io, ti permette di fare economia, di fare business, si dice. Una parte importante di tutto il discorso che è nato con la riparazione di domicilio è la sostenibilità economica e funziona. Io dal 2014 ho aperto la mia partita IVA, ho una clientela che si è stratificata e si è ampliata. Il problema è quello di riuscire a stare dietro tutte le esigenze. Utilizzare un mezzo come la bicicletta mi ha permesso di poterla sostenere economicamente. Il messaggio che è un po' che si può lanciare è che chi ha possibilità valuti esattamente l'utilizzo di un veicolo di questo tipo, se al lavoro, soprattutto in centro, una città che ha delle condizioni come Alessandria, che è piatta, che ha gli spazi per poterlo utilizzare, è molto funzionale. Non tornerei alla vita di prima, non mi manca. Non ho nessun rimpianto, anzi, questa che sto vivendo adesso forse è quella che è giusta per me. È stato molto educativo. Ti ha fatto tornare sulla terra, mi ha permesso di fare un po' di. Ho dovuto fare tanta autocritica, dire beh, adesso che faccio? Cercare sempre di avere qualcosa dentro che ti permette di non abbatterti, perché potrebbe darsi che da una grande crisi possa nascere qualcos'altro. L'Italia che cambia per me adesso è un paese aperto, un paese che guarda a tutti con accoglienza e soprattutto volontà di cambiare la mentalità, il modo di ragionare e
non aspettarsi che ci sia qualcuno che ti può dall'alto far cadere sulla tua testa tutte le cose senza che tu ci metta la faccia. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.